Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Io sono Paola, con me ci sono Mario e Francesco e Ciao. oggi apriremo un graditissimo ritorno, cioè le Too Good To Go. Sì, Allora, siamo lei andati a riposa. prendere al Penny. Io Sono andato. Sei andato? Perché è la E penna. Penny, queste sono le box del Penny che tra l'altro dovrebbero regalarci anche 5 euro. Perché mi stai riprendendo? Ah, pensavo che io stessi facendo il video e lui mi stava riprendendo. Allora, praticamente comprando una box del Penny delle Too Good To Go, probabilmente ci regalano anche un buono da 5 euro su una spesa di 25 per il Penny. Ok, se non ricordo male. Ti terrò informato con i prossimi aggiornamenti, magari facendo un Ci sono appunto messaggio in appunto community. Allora, di box ne abbiamo prese tre. tre. Ma cos'è una Too Good To Go? La Too Good To Go è praticamente questa box. Il valore cambia a seconda che sia un supermercato o che sia un ristorante, e all'interno ci sono prodotti che il supermercato, ristorante, bar o chi più ne ha più ne metta deve buttare via, o perché sono in scadenza o perché essendo in fine giornata molti ristoranti e bar poi buttano via le cose. Allora, per evitare lo spreco e comunque guadagnarci ancora qualcosina, mettono queste box. E tu butto Allora, go. Ecco le non ho un tue codice portamico, purtroppo, quindi iniziamo subito con la prima box. Non mischiate le box, butto go. quindi iniziate con una alla volta e finite con quella box. Le box hanno un valore in questo caso di 3,99 con un valore interno di circa 8-12 euro, forse di 12 euro. 12 euro pagato 3,99 euro. Dovrebbe essere un terzo quello che paghiamo noi. Mario, o Francesco, quale box volete iniziare? Questo, dai, sì. Allora, spostate le altre. Adesso, Spostiamo le altre. Vai, inizia. Chi inizia? io. Ok, inizia Francisco. Fai vedere bene che cos'è. Gira. Carne di suino. No, carne di Carne, vieni qua, fammi manzo. vedere. Carne di suino. Allora, è Allora, ma che un sta americano? gran taglio, ah, però, scottona di carne di bovino. Vediamo se c'è un prezzo. No, non c'è un No. prezzo. Ok. È Grazie. uno. Poi, Aspetta, Mario, prima i grammi. dietro. Perché sempre è importante sapere questi grammi. Sono 22 grammi. No, No, guardeggi i. 200 grammi. 200 grammi. Dai, Vai. passa al prossimo. Francesco è il nostro stivatore. Franci nel frigorifero. Abbiamo questa che sia carne di bovino. Ulala, l'hai mangiata ieri o oggi? Ieri? Sì, mi sembra. Non lo so. Quella Poi. delle bombette che ha fatto la Ah, nonna. sì, Le le bombette pugliesi. bombette pugliesi che ha fatto la nonna, le ha fatte ieri. Fammi vedere, aspetta che la facciamo vedere bene. Opla. Allora, questa è carne, è scamone di bovino, 4,54 euro. Bello Se scolare. l'avessimo comprati al Penny, sarebbero state scontate del 30%, scadono oggi. Ma come ben sai, se mi segui, noi non abbiamo problemi a comprare prodotti in scadenza. Vai, Franci, tira Perfetto. fuori il I prossimo e grammi. metti via. Ah, i grammi? I Vai. grammi? No, aspetta. Dammi qua. Dammi qua. Abbiamo un problema. I grammi? 239 grammi. Ok, Franci, Pari a. 240 grammi. Francesco, o metti via o tiri fuori. Cosa vuoi fare? Mette via. E Ah, metto ok, dentro. Francesco è il nostro conservatore dentro il frigorifero. Oh. Vai, Mario, prossimo. Altra carne, tetta scatolina di carne. No, aspetta. Non è Altra. carne, sono. Sì, comunque Ah, faccio. il petto di tacchino. Bene, volevo comprarlo ai nonni questo qua, ma va bene. 80 grammi. Ah, ce ne sono due? Sì. Allora, le sofficette, 80 grammi, la faccia mia, eppure quello grosso, delle sofficette, questo si aggira intorno ai 2 euro, 3 euro circa, e sono ben due di petto di tacchino. Vai, quanti prossimo? Mamma Scusate, l'ho mia. lanciato così. Dai, no, devi darlo a Franci.
Hai finito il sacchetto? Sì. Allora, il sacchetto mettilo da parte. Qua. Quindi, facendo un riassunto, abbiamo avuto della carne, delle fettine di pollo. No, di le fettine di manzo. Non mi ricordo cos'era il primo. E due confezioni di sofficette. No, era cioè praticamente quattro confezioni di manzo, perché un'altra. Come quattro? Uno. Una confezione dentro c'era. Dentro c'era una confezione di carne di manzo. Sì. Una confezione cos'era, tipo di hamburger, adesso non lo so, non mi ricordo cos'era. E due confezioni di petto di pollo a fette. No, perché c'era un altro. Perché non me ne sono scordato quello. Ce n'era un altro? Sì. Ma scusa, le confezioni di petto di pollo a fette quante erano? Due. Due, le ho dette due. No, di manzo. Ce n'era un altro uguale? Sì. Ah, davvero? Sì. Ah, cavolo, l'ha messa già via Mario? Franci? No, sì. Ah, però, vabbè. Quindi confezioni di carne ne erano due? Sì, te ne fanno subito per te. Ah, è vero! Ta-da! Quindi era tipo una confezione di hamburger, due confezioni di manzo, uno 4,86 e l'altra? Penso che sia uguale, più o meno. Sì, più o meno. Quindi 5, 10, altri 5 euro saranno stati gli altri, 15. Eh sì, circa 13 euro, ci è andata bene la prima box. Papi? Era bella succulenta la prima box, però. Box numero 2, vai Mario. Facci vedere cosa c'è. Poi dopo, Francesco, dopo che l'abbiamo vista, la metti via. Tira fuori. Abbiamo visto 6 confezioni di carne. 3 confezioni di carne, wow. Più 2 di affettato. Quindi 5 più 5 più 5 più saranno stati 3. Ullala. Fammi vedere, metti qua avanti. Allora, questa è come quella di prima. Quindi 5 euro di carne. Qua abbiamo 5 euro di carne. Poi Mario, facciamo cambio, passami l'altra. Salsicce. Quanti grammi sono? Aspetta, 450. Giralo. Salsiccia di pollo, suino e tacchino. Noi stavamo finendo la carne, tra l'altro, tra le altre cose. Ok, quindi questa costerà intorno ai 4 euro. Quella 5 questa sono è tutta già mia. 9 euro. Speriamo che te la mangi. Speriamo. Franci, tira fuori dal sacchetto, cosa c'è ancora? Aspetta Franci, che poi facciamo vedere cosa è uscito dal sacchetto. No, mettilo qua un attimo, lo metti via dopo. Vai. Cosa sono? Intanto per mamma non c'è niente, perché di vegetariano non c'è nulla. Doppio! Plin, che conterranno carne. Carne, infatti. A posto. Quindi mamma. Niente. Disba, ecco. Quanti grammi sono la confezione? La confezione sono... Gira che sarà scritto dietro. 350. 205, fai vedere in camera. Bravissimo, poi cosa c'è ancora? Quindi tutte queste due sono 500 grammi in teoria. Esattamente. L'ultima cosa, boh, non lo so, perché magari c'è ancora dentro roba. Oh, questo qua è... Giralo. Dammi qua. Questo è una bottiglia di caffè. Ah! Wellala! No, aspetta, cosa fai? Mettilo qua. Caffè Pro Up 20 grammi, senza zuccheri e senza latte. Bene, non sappiamo il prezzo. Vai, tira fuori ancora. Basta. La prossima, l'ultima. Aspetta che faccio riandare. Ah, non l'avevo fermato, ma io sono bravissima. Quindi in questa box c'è il caffè, la carne, le due cose di carne e i tortellini. Mamma. Vai Franci, metti via. Tutto tuo. Adesso tocca a te. Ultima. Ultima, Mario. Vai. Forse c'era anche dentro lo scontrino. Che cos'è questo? Carne, costine di suino intero, 3 euro e 1 centesimo, 6,99 al chilo. Quanti grammi sono, Mario? Aspetta. L'acqua non è compresa nelle box, 431 grammi. Ok, poi?
Altra carne? La miseria, ma per me non c'è niente in questo box. E i vegetariani cosa mangiano? Sto cavolo? Altra tagliata come quella di prima. Ancora carne. Faccia, aspetta Franci, fermo lì. Questa carne, non lo so, la vedo un po' scura. Poi la facciamo controllare alla nonna. Il succo di maiale. Franci, allora, questi sono 200 grammi di fettine sottilissime di suino. Qua c'è... vedi che ci sono i prezzi? No, avranno messo prezzi a caso. Hanno messo prezzi a caso qua. Poi, cosa c'è ancora? Altra carne. E i ravioli. Ma per i vegetariani proprio niente, li schifano i vegetariani. Aspetta. E poi? I grammi, 200 grammi qua. Sì, 200 grammi, quelli li abbiamo già detti, questi li abbiamo già detti. Oh, forse c'è qualcosa per mamma. Metti più giù la ricotta. 250 grammi. Di ricotta. Aspetta Francesco, aspetta Franci. Da me. E poi cosa c'è? Francesco un po' monellino, Francesco un po' tanto monellino. Un'altra ricotta! Ma io stasera mangio ricotta allora. Che devo fare? Vabbè. Lola! Che cos'è? Mamma! La zuppa di pesce alla livornese! Meno male, qualche cosa per mamma è uscita, perché non mangio carne ma pesce. Sì, c'è ancora qualcosa Mario? Sì, ma 400 grammi qua. Ok. È l'ultima. Oh la miseria, quanta roba c'è in questa box? È gelato, ma non è. E che cos'è? Sugo alle noci, mamma mia! Pizzeria! Quindi, allora, quindi se non le consumiamo subito, le possiamo comunque consumare da qui a 3-4 giorni, una settimana. La carne... 120. Aspettate ragazze, quanti sono? 200? 220 grammi. Ok. Quindi nell'ultima box no, è una crema da mettere nella pasta. Quindi nell'ultima box è uscito 3 confezioni di carne, una di plin, 2 di ricotta e una di un cacciucco e una di salsa per la pasta. Faccio vedere questo perché sennò il resto posso farvi vedere anche quello, Allora, quindi siamo stati veramente molto fortunati. Abbiamo avuto un sacco di carne. Franci fa il bravo. Abbiamo avuto veramente tantissima carne. In totale. Tantissima. Quindi in totale abbiamo avuto 2 ricotte. 1, 2, più 3, 5, più 2, 7, più 1, 8. 8 pezzi di carne. Mamma. Più 3 confezioni di ravioli, un caffè, un cacciucco e 2 di affettato. Direi che ci è andata piuttosto bene, giusto? Ma, sì, mamma. In tutto, la carne qui ci sono 13 confezioni di carne. Come 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tu consideri anche l'affettato? Sì. 9, 10. Ah, consideri anche i tortellini. 10, 3, 13. Quindi tutta questa roba solo per 11,97 euro. Direi che ci è andata piuttosto bene. Sì. Considerato il fatto che eravamo anche abbastanza corto di carne. Quindi... e c'è anche questo qua per fare il sugo delle noci. Ok, quindi il video finisce qui. Noi vi ringraziamo per averlo visto. Cosa devono fare? Devono iscriversi e mettere like e attivare pure la campanellina, così farete sempre felice Mario e condividere con tutti. Quindi dite ciao a tutti e alla prossima. Ciao.